Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, visto che è estate, visto che vanno le insalate, visto, questa sera faccio l'insalata di pollo. È una ricetta molto semplice, È sempre molto buona. sempre molto buona, anche perché potete usarla per farcire panini, tramezzini, pizzette, potete farla in qualsiasi Al modo. Al naturale. naturale così, com'era? Ok, allora, ingredienti, tre ingredienti. Il pollo, io ho un pollo che avevo fatto arrosto con le patate, ovviamente a casa Pollo del mia nostro orto, no, eh? No. assolutamente non lo farei mai, non lo farei mai, non potrei Abbiamo avere, l'albero. non potrei avere animali che poi dopo devo uccidere, ma per carità di Dio, se li trovo Assolutamente. già così mi fa anche tenerezza, però vabbè, detto questo. La maionese che quest'oggi mi è venuta un pochino chiara, perché? Perché non ho le mie uova a pasta gialla, le mie, sì, le mie, Del perché nostro pare che le orto. prendo solo io quelle uova là, Le uova del nostro le uova orto. del nostro orto, no, neanche quelle. E poi abbiamo invece la lattuga del nostro orto, Questa sì. questa è una cappuccina e quindi. Ok, detto questo, andiamo a preparare il piatto. Per prima cosa dobbiamo sfilacciare tutta la polpa del pollo. Togliamo la pelle, togliamo le ossa e facciamo tutta la polpa. Quindi ci vediamo tra un po' quando ho fatto Pollo tutto a spolpato. pollo spolpato. A dopo. Allora, eccolo qui il nostro polletto tutto spellacchiato e tutto spezzettato. Spolpato si dice, spolpato. Spellacchiato, spolpato e spezzettato. Spolpupù. Allora, Noi abbiamo dovuto mangiarci la pelle bruciacchiata e saporita perché di solito non si mette. e come fai che la Purtroppo. lasci là, ma Che come facevi? La fa? buttavi? Ma che la buttare? Ma che stiamo Non esiste scherzando? proprio. Non... Allora, adesso prendiamo. A me sai come piace mangiare l'insalata di Sì. pollo? Hai presente le bruschettine? I I crostini. crostini, quelli lì, tipo come se fossero degli aperitivi. Anche, vedi, bravo, bella idea, si possono fare anche così. Ok. Oppure, che secondo me è la morte loro, ti rubo un po' del tuo tempo. Fai bruscare le fette di pane in cassetta. Senti, mo mi diventa gourmet tutto insieme, vai. Ogni fetta la dividi in quattro, la fai bruscare, che diventa quel leggermente bruscato, ce la metti sopra e Ale, posso affettare l'insalata vai, adesso? potevi farlo Grazie. anche prima, non No, no, è che no, no, perché gli che dicevo che sei come bisogna. tua madre che se fai una cosa non puoi farne un'altra. Sei buono che se sente il video poi viene su, ti picchia. Sì, Allora. sto in Australia già finché ha fatto 12 gradini Cattivo, sei cattivo. e sono gradini grossi. Dicevo, bisogna farla molto fina, vedete? Ecco, questa no. Metto insieme che così mi danno la consistenza e io sul tagliere non sono capace a fare come fanno i grandi chef e quindi faccio così. Ovviamente lavata, sterilizzata, anche se noi nel nostro orto non è che mettiamo concimi o cose, assolutamente no. Metti un po' anche un po' di pollo o è soltanto l'insalata? Si chiama insalata di pollo, quindi ci va molta insalata e anche il pollo. Quindi niente maionese. Certo. Eppure si chiama insalata di pollo. Faccio più, Ditegli qualcosa voi nei Se commenti. le cose non le sai, Salle, salle. certo. Dite qualcosa voi da tavola con Silvia. Che dicono? Dopo, commentano semmai. Oggi ha ripubblicato le pagine di giornale a lei dedicate. Quella è stata una Beh, non soddisfazione. ho capito, due pagine Io ho comprato tre copie quel intere, giorno. due pagine intere di giornale, una soddisfazione sì. Ok. Io ho comprato tre copie perché due copie servivano per fare il quadro. Incorniciarle. Perché poi le pagine a lei dedicate erano un fronte e un retro, quindi non si potevano mettere. Esatto. Allora, Incorniciate. buttiamo nell'umido. E poi la terza per portarla in giro e far vedere chi è mia moglie.
Eccoci qua. Allora, e ora che facciamo? Un procedimento difficilissimo. Cappottiamo voilà. Tutto, voilà. Quello va fatto con estrema abilità, perché sì. Se non viene fatto velocemente il pollo potrebbe non voler scendere da smettila, dove... se prego smettila. Mettiamo la maionese, io qua ne ho messi, saranno 4 cucchiai, Senti, a chi non piace la maionese può metterci il ketchup anche, no? Ma no! No, dicevi no, però. No, a chi la non... salsa cocktail secondo me potrebbe essere. No, niente. Assolutamente no. A chi non piace la maionese ci mette, no, ci mette un po' di olio d'oliva e magari un pochino d'aceto. Si mangia il pollo sano, se no. Fa una vinaigrette. Si mangia il pollo sano. Ma no. E poi con un contorno di insalata. Dicevo, fa una vinaigrette oppure fa una salsa allo yogurt. Non so che a te queste cose non piacciono, però eccola qua. È pronta e dopo la metteremo in una ciotolina. Intanto adesso va nel frigo a riposare. Dopo la mettiamo in una ciotolina più piccola e la mettiamo al centro tavola con dei bei crostini. In che altra maniera si può mangiare? Se no... Te lo dicevo adesso, con una vinaigrette, si può fare con una salsa allo yogurt, oppure si può semplicemente condire con olio e limone o olio e aceto, e un po' di pepe e delle olive nere anche per... diciamo fare un pochino più ricco il piatto, se no così, secondo me così è la morte sua proprio. Così, okay. Così è la ricetta più buona, sì. Questa. Adesso è tutta quanta pastrucchiata dentro alla ciotola, ripeto, ci vediamo tra più tardi perché adesso la vado a mettere in frigo, deve stare almeno un'oretta a riposare e ad insaporire anche, coperta ovviamente. E quindi niente, ci vediamo dopo a piatto preparato. Ragazzi, iscrivetevi a Tavola con Silvia, la sua pagina Facebook. Se riusciamo ad arrivare a 3000 iscritti, la ricetta ce la fa lei, inquadrata interamente. Vedrete come gesticola, come si muove, non... ci faremo tante tante risate. Uffa. Mi raccomando, iscrivetevi. A più tardi. Non vi iscrivete. A dopo. Ciao. Alla fatta, come dicevo io, con i crostini. E certo, mi hai dato una bella idea e quindi automaticamente... Io do sempre ottime idee. Sempre, amore, sempre, sempre. Tranne quando ho detto di mettere il ketchup invece della maionese. Che vabbè, quella diciamo, vabbè, te la potevi anche evitare, però... Allora, eccoci qua, la nostra insalata di riso, sì, sì. Ciao Core, vabbè, scusate, la nostra insalata, insalata di pollo è pronta. aspetta che prendo un cucchiaino, così tanti viene meglio. Condi. Condo. Il crostino. Eccolo qui, a posto. Signori, lo assaggio per voi. Certo, fa un sacrificio enorme, Enorme. Ecco qui, com'è? Adesso non parla più perché c'ha la bocca piena. Ma quindi... buona! Vabbè, dai! Come tutto quello che cucini. Che sviolina! Che te serve? È proprio una bestia! A tavola con una bestia, no così via! A tavola col varo! Vabbè, dai ragazzi, vi lasciamo liberi. Buona cena e buona insalata di pollo. Ciao. Ciao a tutti.